Signor Sindaco, lei oggi all'assemblea qui della cooperativa Alfaggio ha parlato anche di un senso di gratitudine verso questa cooperativa. Sì, non è retorica, è verità, perché diciamo in questi 8 anni durante i quali io sono stato sindaco di Savona non ho mai raccolto un commento critico da parte dei familiari, degli ospiti, delle strutture che il Faggio gestisce. Anzi, ho sempre raccolto l'aspirazione di chi ha diciamo, dei parenti anziani di poterli vedere accolti in queste strutture. Quindi la gratitudine sta nel fatto che ci sono molti modi per svolgere queste attività. Naturalmente ci sono delle patologie criminali orribili che vanno perseguite, ma tra i modi diciamo leciti ci sono modi più freddi, più burocratici, e ce ne sono altri con maggiore sensibilità, e sono questi quelli che poi rendono gli ospiti e i loro cari più soddisfatti, più rassicurati. E quindi la gratitudine sta in questo valore aggiunto che è nella sensibilità e nell'umanità con la quale viene gestita un'attività così delicata. Un sistema di assistenza complessivo che lei ha ricordato è un vanto anche per l'intera città. Beh sì, la nostra è una città che ha nel suo DNA il senso della giustizia sociale. La giustizia sociale significa anche offrire servizi accessibili economicamente e di buona qualità ai nostri concittadini più fragili. I disabili piuttosto che gli anziani non autosufficienti sono certamente tra i cittadini più fragili, incolpevoli della loro fragilità, ed è un vanto che in questa città, malgrado la difficoltà dei tempi, malgrado le risorse siano sempre meno e sempre inferiori a quelle che servirebbero, tuttavia questa è una città che ancora riesce, diciamo, per dirla con uno slogan, a non lasciare nessuno da solo, e questo grazie a iniziative come quelle del Faggio.